Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia e sono qui oggi con le previsioni per il mese di giugno. Oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diverse carte con tre diversi colori. Mi raccomando, scegliete la vostra lettura in modo intuitivo, non scegliete necessariamente il colore preferito o la posizione preferita. Allora, per la prima lettura qui abbiamo il colore turchese. Per la seconda lettura abbiamo il colore viola e per la terza lettura abbiamo il colore arancione. Vi do qualche secondo di tempo per fare la vostra scelta. E prima di lasciarvi alla vostra lettura, volevo aggiungere brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotarla attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. E questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione, noi ci vediamo prestissimo in altri video, grazie sempre per i vostri commenti, per i vostri like, buon proseguimento e buon mese di giugno. Ed eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto il colore turchese. Questa lettura si divide in più parti. In una prima parte andiamo a vedere come sarà in generale il mese di giugno, vi darò anche un consiglio, poi vi darò un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze, infine dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Andiamo subito a vedere come sarà il mese di giugno. Qui abbiamo diverse carte, abbiamo sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi e poi due carte che vengono da due diversi mazzi oracolari. Allora, qui abbiamo un 10 di denari, abbiamo una regina di spade e abbiamo un paggio di bastoni. E qui abbiamo un diavolo, un 2 di spade e la giustizia. Gli oracoli qui sono settimo chakra, consapevolezza divina e qui questa carta dice metamorfosi. Questa carta invece è il turchese, che è il numero 34, dice risveglia la tua empatia. Dunque, il mese di giugno sarà per voi un mese dalle decisioni importanti. Qui abbiamo una regina di spade centrale, che oggi sa un po' di giudice. E sotto abbiamo un 2 di spade, che è una carta che parla in fondo di confusione, incertezza. È come se ci fosse qui la necessità di fare chiarezza, è come se ci fosse la necessità di scegliere. Abbiamo anche una giustizia, che è un'altra carta di scelte importanti. Quello che io trovo interessante è che da una parte della regina di spade qui abbiamo un 10 di denari con un diavolo e dall'altra parte abbiamo un paggio di spade con una giustizia. È come se ci fossero un diavolo e una giustizia a confronto. Quindi ci sarà sicuramente una decisione importante da intraprendere che può fare una differenza notevole nella vostra vita. È come un po' se doveste decidere tra la materia e la libertà, tra la materia e la vostra anima. Questo 10 di denari con sotto il diavolo mi fa pensare a raggiungimenti materiali, mi fa pensare a raggiungimenti economici, mi fa pensare a decisioni che riguardano la materia, anche un dare una priorità alle cose materiali. Mentre da questa parte, questo paggio di bastoni che è molto divertente perché è una zebra vestita a righe e c'è un qualcosa di sì, di leggero, di libero e divertente. Con sotto una giustizia invece mi fanno pensare a una scelta che riguarda un po' più la libertà dell'anima, come una libertà personale. È come se doveste capire a cosa dare la priorità: dare la priorità alla materia o dare la priorità alla vostra libertà e alla vostra indipendenza. Questa è una decisione importante. Qui abbiamo la carta Metamorfosi, è una decisione che può cambiare un qualcosa di importante nella vostra vita. È come se potesse in qualche modo cambiare il vostro atteggiamento verso le cose, il vostro atteggiamento verso le esperienze, verso la vita, verso gli altri. E tra l'altro, nel momento in cui prenderete questa decisione, vi chiarirete molto di più le idee. È come se fosse stata in un'energia molto confusa prima di questo momento. Adesso, con questa decisione importante che vi troverete a prendere, farete chiarezza per voi stessi, per il vostro percorso e per la vostra vita. Andiamo adesso a prendere altre sei carte. Vediamo se c'è
un consiglio importante. Anzi, vediamo qual è il consiglio importante per voi per questo mese. Allora, qui abbiamo un 5 di coppe, un 10 di spade, una torre, un asso di denari, un 9 di bastoni e qui abbiamo una sacerdotessa. Mi piace molto questa torre che arriva subito dopo il 10 di spade. È come se questa torre spazzasse via un 5 di coppe e un 10 di spade, come se facesse crollare del dispiacere o come se spazzasse via dei pensieri. Non voglio dire inutili, ma dei pensieri che comunque non vi sono d'aiuto. Sicuramente qui il consiglio riguardo il mese di giugno è quello di fare pulizia. Pulizia, è importante per voi non rimanere nel mese di giugno. Questo potrebbe essere un messaggio mirato per poche persone, ma è importante per voi non rimanere in un'energia addolorata. È importante per voi liberarsi da un'energia delusa o da un'energia un po' luttuosa. Il 5 di coppe è una carta un po' luttuosa. Qui si vede, questo è molto particolare, si vede questa bambina con la faccia da pesce, qui ci sono due coppe versate, come se ancora ci fosse un'attenzione verso un qualcosa che è andato perduto, verso un qualcosa che non c'è più. In realtà questa è una carta che ci ricorda sempre che ci sono altre coppe a nostra disposizione, qui ci sono tre coppe in piedi. Quindi è come se fosse importante nel mese di giugno spostare l'attenzione da quello che non c'è più, da quello che è andato perduto, a quello che invece è ancora presente. A quello da cui ancora possiamo attingere. Quindi il consiglio generale è di cercare di uscire da un'energia di delusione, da un'energia addolorata, e di solito quando si sta molto nel dolore si è molto concentrati sul proprio ego. Quindi è come se la torre è una carta che parla di ego, è come se in qualche modo qui ci fosse la necessità di smontare un ego che è troppo ingombrante. 9 di bastoni sotto il 10 di spade, difendetevi dai pensieri inutili, dai pensieri che non vi aiutano. Quando sentite che sta per arrivare un pensiero che è controproducente, che è negativo, da un pensiero magari negativo su voi stessi, magari sul vostro corpo, su come vi muovete nel mondo, su quello che potete raggiungere o meno, spostate l'attenzione verso pensieri più ottimisti o positivi. Direi che il consiglio è proprio di spostare l'attenzione. Spostate l'attenzione da quello che non vi aiuta, da quello che vi rende tristi, a quello che invece vi aiuta, a quello che vi dà speranza e fiducia nella vita. Andiamo adesso a vedere un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Ah, aggiungerei una cosa, questa carta che parla di un settimo chakra, di una consapevolezza divina, è una carta molto interessante in questo contesto perché vi chiede di riconnettervi a qualcosa di più grande, no? Di riconnettervi a un'energia più grande di voi. Quando un settimo chakra, che si trova sulla sommità del capo, funziona bene in equilibrio, vuol dire che la persona ha fiducia nella vita, si sente sostenuta. Quando il settimo chakra non è in equilibrio, la persona si sente sfiduciata. Quindi è come se doveste riacquisire una fiducia nella vita, una fiducia nelle possibilità, nel vostro presente e nel vostro futuro. Allora, vediamo il lavoro e le finanze. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo un cavaliere di spade, abbiamo un imperatore e abbiamo un cavaliere di denari. Per quanto riguarda le finanze, abbiamo una regina di bastoni,
un 9 di denari e un 5 di denari. Allora. Interessante che ci sia questo imperatore al centro, che da una parte ci sia un cavaliere di spade e dall'altra un cavaliere di denari, molto simpatico, un castoro. Cavaliere di spade con un imperatore vuol dire che un po' dovete bloccare le decisioni istintive, sul lavoro. Non lanciatevi troppo velocemente, troppo impulsivamente in cose di cui non siete sicuri. Entrate invece in un'energia che è quella dell'energia del Cavaliere di Denari. Il Cavaliere di Denari arriva ai suoi obiettivi lentamente, con determinazione e in modo molto meticoloso. Però il Cavaliere di Denari è quello che arriva sempre ai suoi obiettivi, gli altri cavalieri non sempre arrivano ai loro obiettivi. Il Cavaliere di Spade a volte è troppo impulsivo. Rischia anche di creare problemi con la sua impulsività. A volte può essere utile essere istintivi e impulsivi, non in questo caso. Sul lavoro l'imperatore deve essere molto attivo, che vuol dire che dovete procedere in modo determinato e strutturato nel mese di giugno. Ed è importante per voi essere molto costanti, molto seri. La routine sul lavoro per voi diventa fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi. Anche per non essere dispersivi. Per quanto riguarda le finanze, regina di bastoni e 9 di denari, attenzione ai colpi di testa, non spendete impulsivamente. Ho la sensazione che qui ci possono essere persone che tendono a spendere molto o che tendono a spendere impulsivamente, magari persone che soffrono un po' di uno shopping compulsivo. Con un 5 di denari in chiusura dovete stare attenti a non spendere più di quanto avete. È importante per voi non arrivare a fine mese con carenze, diciamo così, economiche. Il 5 di denari è una carta di povertà, quindi dovete risparmiare nel mese di giugno o perlomeno cercare di non spendere più del dovuto. Ho la sensazione che vi sentirete molto liberi. Nel mese, in fondo la libertà era anche una delle parole chiave, no? All'inizio di questa lettura, dovete cercare un po' di essere liberi e indipendenti, ma non eccessivamente impulsivi. Andiamo adesso a vedere dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Il primo messaggio sarà per i single. Poi daremo un messaggio per chi si trova già in una relazione e infine daremo un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara o ambigua o clandestina. Single, andiamo a vedere cosa succederà per voi nel mese di giugno. Allora, qui abbiamo un 9 di denari, una regina di spade e una temperanza. E qui abbiamo una luna. Allora, mi sento liberi e svincolati, non vedo grandi novità, nel senso che non vedo incontri, o perlomeno non vedo un incontro in particolare che si distingue. Quello che io vedo con il 9 di denari, vi vedo forti e sicuri sulle vostre gambe. Vi vedo anche, visto che c'è una regina di spade al centro e non la sento in una posizione d'ombra, la sento in una posizione, diciamo, importante, solida, vi vedo essere selettivi nel mese di giugno, il che vi fa bene con una temperanza, è come se guariste un qualcosa. Voglio però prendere un'altra carta. Per la luna, ho la sensazione che devo prendere un'altra carta. L'eremita, sì, è un'energia un po' solitaria, ma non è un'energia solitaria e negativa. Come se voleste stare da soli nel mese di giugno, che non vuol dire che non possiate avere una vita sociale, ma è come se effettivamente aveste bisogno di ritagliarvi dei momenti per voi. L'eremita, state cercando un qualcosa, state facendo chiarezza e il
Questo vi fa bene, temperanza, perché andate a guarire un qualcosa. Ricordiamoci di questa carta che parlava di consapevolezza divina e di un settimo chakra. Nel mese di giugno vi riconnetterete a un qualcosa di più grande, si sta trasformando un qualcosa dentro di voi. Trovo anche interessante che abbiate scelto la carta turchese, che parlava di un risveglio dell'empatia. Io direi che questa empatia deve essere rivolta verso voi stessi, come se doveste essere più gentili, teneri e amorevoli verso voi stessi. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova già in una relazione. Vediamo che cosa avete bisogno di sapere. Regina di spade, abbiamo fatto l'abbonamento alla regina di spade, il 6 di spade e il 9 di spade, quante spade? E sotto abbiamo un 6 di coppe. Energia un po' pesantuccia. Allora, troppi pensieri, quando ci sono troppe spade ci sono troppi pensieri. Troppi pensieri non necessari, nel senso che qui dalla vostra parte abbiamo un 9 di spade, quindi vi sento ansiosi. L'altra persona è nell'energia della regina di spade, quindi la sento un po' rigida l'altra persona, come se fosse quasi irremovibile nelle sue decisioni. E questo 6 di spade al centro ci dice che un qualcosa deve essere lasciato andare. Che cos'è che deve essere lasciato andare? 6 di coppe, un qualcosa che riguarda il passato. Un messaggio per alcuni di voi. Se siete ancora tristi rispetto a un qualcosa che è accaduto nel passato, se avete paura che un qualcosa del passato possa riaccadere di nuovo nel vicino futuro, questa vostra paura è soltanto una paura, non è una realtà. È, potremmo dire, una realtà immaginata, una realtà temuta, ma non è un qualcosa che necessariamente si avvererà. Anzi, ricordatevi sempre che l'energia va dove il pensiero sta, che spesso siamo noi stessi a manifestare alcune cose. Tra l'altro, cercate di capire, ecco, perché avete così tanta ansia rispetto a un qualcosa? Perché avete così tanta paura? Cercate di capire qual è la vera causa, perché sospetto che le vostre paure siano infondate nel mese di giugno, ma in qualche modo dovete andare a fondo e capirle meglio. C'è un messaggio lì per voi, perché altrimenti rischiate di allontanare il partner, perché si sentirà angosciato dalle vostre ansie e dalle vostre paure. Sei di coppe, è come se le vostre ansie fossero quasi nostalgiche rispetto a qualcosa del passato, è come se quasi voleste replicare inconsciamente un qualcosa che è già accaduto. Quindi mi raccomando, attenzione ai pensieri. E cercate di essere anche più empatici proprio verso voi stessi, cercate di capire, con tenerezza direi quasi, perché avete così tanta paura. Spero che questo messaggio vi possa essere utile. Andiamo adesso a vedere un messaggio invece per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua o clandestina. Allora, per voi abbiamo un 8 di bastoni. Questa carta mi fa sempre ridere tanto, con questa tartaruga che corre abbiamo un 8 di denari e una giustizia. E sotto abbiamo un 10 di bastoni. Allora, questo 8 di bastoni, che è una carta sempre molto divertente, oggi mi fa proprio venire voglia di ridere, nel senso che qui sembra. Questa carta rappresenta l'altra persona ed è una tartaruga che corre. Ho la sensazione che l'altra persona correrà verso di voi molto velocemente, e starà a voi con una giustizia decidere il da farsi. Si può con l'otto di denari lavorare su questa relazione, 10 di bastoni, però la cosa sarà molto faticosa. Quindi, c'è cioè, tra l'altro una differenza di energia. Voi siete in un'energia molto seria, quella della giustizia, l'altra persona è in un'energia volubile. Erratica, volubile, quella dell'otto di bastoni, magari gioviale, magari elettrica, ma
È una carta molto veloce l'otto di bastoni, quindi non garantisce un rimanere nelle cose, però otto di denari lavorandoci sopra un compromesso si può trovare. Spero che vi sia utile. Chiaramente io vi auguro tutto il meglio, buon mese di giugno e buon proseguimento. Eccoci qui con la seconda lettura, andiamo a vedere come sarà per voi questo mese di giugno. Questa è la lettura per chi ha scelto il colore viola. Questa lettura si divide in diverse fasi. All'inizio andiamo a vedere come sarà in generale il mese e vi darò un consiglio, poi vi darò un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze, e infine dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Andiamo a vedere intanto come sarà il mese in generale. Qui abbiamo dei tarocchi e poi abbiamo anche due carte che vengono da due mazzi oracolari. Allora, 6 di denari, la luna e il re di spade. E qui abbiamo un 8 di denari, gli amanti e il 5 di coppe. Gli oracoli qui dicono sesto chakra, abilità sensitive. E qui abbiamo una carta che dice let go, lascia andare e seppellisci. E l'immagine parla da sé. E qui abbiamo il colore viola, che tra l'altro è un numero 45, che dice crea una vita bilanciata. Notiamo come ci sia un colore viola qui e un colore viola qui. Interessante. Allora, un po' direi che il mese di giugno è il mese delle scelte anche per voi, eh? C'è questo messaggio che riguarda con la carta degli amanti e il messaggio più che altro direi il significato originale della carta degli amanti è quello della scelta, quindi sicuramente sarà importante scegliere nel modo giusto. E visto che abbiamo una luna sopra la carta degli amanti, mi viene anche da dirvi ascoltatevi attentamente. Ascoltate la vostra intuizione, ma ascoltate anche i vostri desideri. Quello che realmente desiderate, non quello che pensate di desiderare. E capisco che il confine a volte non è facile. Ho la sensazione che siete persone serie, persone responsabili, persone che non si tirano indietro di fronte agli impegni, di fronte alle responsabilità, però come se nel mese di giugno doveste dare la priorità a quello che pensate sia giusto per voi, non a quello che pensate sia giusto in generale o giusto per gli altri. Che ci sono anche qui delle carte un po' di giustizia con un 6 di denari e un re di spade. Riflettete bene sulle cose nel mese di giugno e se necessario magari progredite anche lentamente, temporeggiate se non siete sicuri rispetto a un qualcosa. Qui c'è anche un messaggio che riguarda un po' il coraggio. Quando si fanno delle scelte si perde sempre un qualcosa, si lascia sempre andare un qualcosa, però a volte si guadagna dell'altro e magari non è evidente nel momento in cui si fa la scelta, ma è un qualcosa che diventa evidente nel tempo. Ricordiamoci che qui c'è una carta che parla di lasciare andare, questa è chiaramente una bara. Trovo interessante che ci sia una zanzara dentro questa bara, come quasi se uno dovesse lasciare andare un qualcosa che è fastidioso. Quindi magari sul momento presente non vi sembra fastidioso quel qualcosa, ma nel tempo può diventare, la cosa può diventare chiara, visibile. Ora, visto che c'è tutto questo colore viola, abbiamo parlato di abilità sensitive, qui c'è un riferimento al sesto chakra, che poi sarebbe il terzo occhio, fidatevi della vostra intuizione. Fidatevi della vostra intuizione. E l'intuizione è una forma di sapere profondo, eh? È un qualcosa che arriva in modo netto, potremmo dire, in modo molto chiaro. Mentre quando i pensieri svolazzano troppo nella mente, i pensieri, le paure, le ansie, di solito quelle non sono intuizioni. Se vi sentite ansiosi rispetto al prendere una decisione, al fare un qualcosa, ascoltatevi. Magari quel qualcosa non è la cosa giusta per voi. E
E poi ritorna questo messaggio che riguarda anche il creare una vita bilanciata, quindi è importante che facciate nel mese di giugno quello che è giusto per voi, non quello che è giusto per gli altri. Andiamo a vedere un consiglio per voi. Vediamo se c'è dell'altro. Qui abbiamo un mago, un cavaliere di spade. E un 10 di bastoni, e poi abbiamo la stella. Com'è più leggera l'energia? Un appeso, nonostante ci sia un appeso, e la carta del mondo. Anzi, direi che questo appeso è fondamentale. È fondamentale. Dovete usare l'energia dell'appeso a vostro vantaggio. L'appeso significa. Ci dice che dobbiamo vedere le cose da un'altra prospettiva, o dobbiamo avere una visione più ampia delle cose senza sacrificarci. C'è il potenziale nel mese di giugno per realizzare un sogno o per dirigersi verso un sogno. Quindi le scelte che farete nel mese di giugno devono tenere conto di questo sogno, devono tenere conto dei vostri bisogni. Cercate di non sacrificarvi nel mese di giugno. Anche se vi può sembrare faticoso scegliere quello che è giusto per voi, perché molto spesso quando scegliamo qualcosa che è giusto per noi significa allontanarci da una routine o allontanarci da un qualcosa di comodo o allontanarci dagli altri, anche se è faticoso, quindi scegliere di allontanarsi dagli altri, scegliere un qualcosa di diverso è quello che è giusto per voi. Andiamo adesso a vedere dei messaggi per quanto riguardano il lavoro e le finanze. Allora, andiamo a vedere un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze per il mese di giugno. Allora, per il lavoro abbiamo un 5 di denari, un'imperatrice e la torre. Per quanto riguarda le finanze abbiamo la regina di denari, un 9 di spade e un 9 di coppie. Ho la sensazione che devo tirare un'altra carta, il 4 di bastone. Ok. Tutto è bene quel che finisce bene, perché ci sono delle carte un po' di disturbo, un po' faticose. E di nuovo qui ritorna un messaggio importante rispetto a quello a cui dare la priorità. 5 di denari, con sotto una regina di denari, potreste avere la sensazione all'inizio del mese che le cose non sono come le volete, che le cose non stanno andando nel verso giusto o che le cose sul lavoro sono difficili, magari investite tanto e avete un ritorno che non è adeguato. Ora la torre ci dice che se vi allontanate da un terreno conosciuto, da un terreno abitudinario, da direi quasi una prigione che vi siete costruiti, vi avvicinate a un terreno molto più abbondante. Vi avvicinate ai vostri desideri, vi avvicinate a un equilibrio che fa molto più al caso vostro. È come se aveste un boicottatore molto attivo dentro di voi. È come se l'ansia e la paura non vi permettessero di raggiungere i vostri obiettivi. È importante essere più ambiziosi sul lavoro. Dovete essere più ambiziosi. 9 di spade sotto l'imperatrice. Le ansie e le paure non vi permettono di manifestare una realtà abbondante, lavorativamente o economicamente. Come se ci fosse anche una paura nel prendersi alcune responsabilità, o una paura nel salire di livello, o una paura nell'assecondare i desideri, una paura nell'assecondare delle nuove imprese. A livello economico vi sento molto ansiosi con un 9 di spade. Non ho la sensazione che questo 9 di spade
abbia un fondamento, non ho la sensazione che queste paure siano motivate o giustificate. Ho la sensazione che le vostre paure vi stanno trattenendo anche dal guadagnare di più, dall'avere di più. Sicuramente la seconda metà del mese sarà migliore della prima metà, come se nella prima metà del mese fosse in un'energia un po' carente, un po' ansiosa e un po' povera, tra virgolette. Vi sento invece avvicinarvi a un qualcosa di diverso verso la fine del mese, come se entraste in un nuovo equilibrio. Quattro di bastoni. Ricordatevi di quello che vi ho detto prima, fidatevi della vostra intuizione lavorativamente. Se avete la sensazione che per voi è un bene fare un qualcosa, anche se un qualcosa è diverso, assecondate quell'intuizione. Andiamo adesso a vedere dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Prima daremo un messaggio per i single. Vediamo come sarà per voi il mese di giugno. Allora, single, per voi qui abbiamo una torre protagonista in questa lettura. Abbiamo un asso di bastoni, mi piace questo asso di bastoni, abbiamo un tre di spade, aia. E qui abbiamo un paggio di denari. Ho la sensazione che devo tirare una carta per questo tre di spade. Ok. Qui c'è un messaggio più ampio che riguarda sempre il coraggio, come se doveste essere più coraggiosi anche in amore, come se doveste, asso di bastoni, abbracciare le novità, abbracciare le nuove imprese, abbracciare una nuova socialità, abbracciare delle nuove esperienze. Esporvi al nuovo vi avvicina all'amore, però qual è il problema? È come se ci fosse una forza dentro di voi che vi tira indietro. Tre di spade, è come se aveste paura di abbracciare qualcosa di nuovo perché avete la sensazione che facendo così tradite un qualcosa. Tre di spade, dieci di bastoni. Allora mi viene da dirvi questo: lentamente avvicinatevi alle novità. Come se vi doveste abituare a questo senso di tradimento. Avete il diritto di stare bene, avete il diritto di divertirvi, avete il diritto di amare e di essere amati, però vi dovete convincere da soli di questo. Lentamente, sarà un processo faticoso, ci dice il 10 di bastoni, ma fattibile. La torre ci dice che deve crollare un qualcosa, è come se aveste una presa di posizione rigida rispetto all'amore che non vi permette di avvicinarvi all'amore, ma è qualcosa di autoimposto. Magari faccio degli esempi, questi sono solo esempi. Magari vivete molto nella routine, fate sempre le stesse cose, uscite sempre con gli stessi amici, non provate mai esperienze nuove, non andate in luoghi nuovi, non fate attività nuove, è come se doveste aprirvi a un qualcosa di nuovo, liberandovi di questa sensazione di tradire un qualcosa di vecchio. Quindi apritevi alla novità, paggio di denari, mi raccomando, lentamente. Lentamente datevi dei piccoli obiettivi nel mese di giugno. Fate delle cose che non avete mai fatto prima, per uscire da questo stato, potremmo dire forzato di prigionia. Uscite dal vostro stato di single, ma è qualcosa che dovete fare voi lentamente. Abituatevi alle novità. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova già in una relazione. Per chi già si trova in una relazione abbiamo l'eremita, abbiamo l'imperatore e un tre di denari. Qui abbiamo un nove di spade. Un'altra carta che torna spesso, questo nove di spade. Allora, l'altra persona, la persona con cui state è nell'energia dell'eremita nel mese di giugno.
Magari sarà più introversa del solito, magari si chiuderà un po' in se stesso, magari semplicemente sta studiando o sta facendo una qualche ricerca. L'eremita a volte è il cercatore o lo studente o è una persona che si applica in un qualcosa, no? Che magari richiede una forma di solitudine. Tre di denari. È importante mediare con l'altro, magari voi siete un'energia diversissima, invece più estroversa e più aperta, però è come se doveste l'imperatore stabilire delle regole per cui trovate dei momenti e dei tempi per incontrarvi. Mediate, ci vogliono dei compromessi nel mese di giugno, anche per mettere a tacere le ansie rispetto alla relazione. Ho la sensazione che l'altra persona attraverserà delle fasi di solitudine. E questo bisogno dell'altra persona non ha niente a che fare con voi, è quasi una necessità. Quindi datevi, all'interno della relazione, datevi delle regole che possono essere utili a entrambi. Datevi degli spazi, datevi dei tempi per stare da soli e dei tempi per condividere. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua o clandestina. Allora, per voi abbiamo 9 di coppe, un paio di bastoni e il mago, e qui sotto abbiamo un 8 di coppe. C'è un'energia molto sognante nel mese di giugno. L'altra persona desidera, sogna, secondo me fantastica anche su di voi. Voi avete la sensazione nel mese di giugno che tutto è possibile, c'è un qualcosa di magico nell'aria. C'è un qualcosa di magico e c'è un'energia anche, direi, leggera, con un paio di bastoni e quasi infantile, in senso buono. Paio di bastoni, 8 di coppe, abbracciate questa leggerezza, perché così lasciate andare quello che non vi serve più. È come se entraste in una seconda fase di questo rapporto, del rapporto con questa persona, è come se entraste in una fase molto più, potremmo dire, fantastica, magica, leggera. Sarà un mese leggero per voi, dove avrete appunto la sensazione che tutto è possibile. Quindi godetevi questa fase della vostra relazione. Spero che questo messaggio vi sia utile. Io vi auguro tutto il meglio, buon proseguimento e buon mese di giugno. Eccoci qui con la terza lettura per chi ha scelto il colore arancione. Andiamo a vedere prima di tutto come sarà in generale il mese di giugno per voi. Oggi vi darò anche un consiglio, un ulteriore consiglio. Nella seconda parte di questa lettura vi darò un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze e nella terza parte vi darò dei messaggi per quanto riguarda l'amore per tutti. Allora, qui abbiamo già delle carte che ho scelto, abbiamo delle carte che vengono da un mazzo di tarocchi e due carte che vengono da due mazzi oracolari. Allora, vediamo come sarà questo mese di giugno. Qui abbiamo un paio di denari, l'appeso e la morte. E qui abbiamo una regina di spade, un 4 di bastoni e un 8 di denari. Non scappate perché questa morte in questa posizione viene a vostro vantaggio, va a vostro vantaggio. Qui abbiamo una carta che parla di un terzo chakra e dice decisioni. E qui abbiamo una carta che dice Master Manifestor, che sarebbe un maestro, un esperto della manifestazione, una persona che è brava nel manifestare. E poi qui avevamo l'arancione, il numero 16, che dice Nurture yourself, nutriti, prenditi cura di te stesso. Dunque,
Dicevo che questa morte viene a vostro vantaggio. Effettivamente è una carta molto positiva dopo l'appeso. Ho come la sensazione che nel mese di giugno un qualcosa che vi rallentava sempre viene meno. Nel senso che è come se si esaurisse un'energia altalenante. È come se finalmente venisse dato un taglio ai momenti di pausa. Un qualcosa che veniva sacrificato adesso non viene sacrificato più nel mese di giugno. Ho come la sensazione che un qualcosa che avete intrapreso, che state facendo, abbia dei ritmi molto a singhiozzo e finalmente nel mese di giugno questo stato di singhiozzo viene meno, finalmente si scioglie un qualcosa che procedeva in modo molto lento, molto difficile, finalmente si trasforma. Lentamente, ma finalmente si trasforma. È come se verso la fine del mese un qualcosa incominciasse a fluire meglio. E perché questo avviene? Regina di spade, viene dato un taglio al superfluo. Nella prima metà del mese, finalmente tutto quello che non vi serve, tutto quello che è inutile, tutto quello che non vi aiuta, viene in qualche modo eliminato. Quattro di bastoni, trovate delle fondamenta più solide. Otto di denari, siete più costanti voi. È come se la vostra energia, molto più costante, aiutasse questo processo di manifestazione. Nel mese di giugno diventate dei master manifestor, diventate dei maestri della manifestazione. Finalmente c'è il potenziale per realizzare quello che volete. Qui viene data importanza al terzo chakra. Il terzo chakra che si trova qui, poco sopra l'ombelico, è il centro del comando, è dove c'è la nostra energia vitale, anche dove c'è anche il centro del nostro ego, ed è il centro, potremmo dire, anche delle decisioni, no? Quando si è determinati, quando si è decisi, quando si ha autostima e il terzo chakra è ben equilibrato. Quindi è come se nel mese di giugno aveste la giusta energia, la giusta autostima, la giusta determinazione per realizzare quello che tanto desiderate. Ho la sensazione che vi devo dare un altro messaggio. Qui c'è un consiglio da darvi. C'è un po' un tema comune in queste letture, che è quello delle decisioni. Le decisioni saranno importanti nel mese di giugno, faranno la differenza. Allora, vediamo il consiglio per voi. Qui abbiamo il carro. Abbiamo un 2 di coppe, abbiamo il giudizio. Tanti arcani maggiori nella vostra lettura, questo è importante. Il mese di giugno sarà un mese importante. Poi abbiamo un cavaliere di coppe, un 5 di spade e un 5 di coppe. Il 5 di coppe è uscito in tutte le letture. Allora, nel mese di giugno c'è il potenziale per superare dei conflitti. Se avete litigato con qualcuno, se avete rotto un rapporto con qualcuno, è possibile, col giudizio, far rinascere un rapporto, è possibile trovare un rinnovato equilibrio in una relazione, è possibile dare una nuova direzione a, potremmo dire, un terreno quasi ostile, un terreno di conflitto. E se ci dovessero essere dei litigi, se ci dovessero essere dei conflitti nel mese di giugno, Cavaliere di Coppe, non perdete le vostre speranze. Un conflitto, una discussione, un litigio non deve necessariamente condannare un'intera relazione, no? Magari semplicemente a volte c'è bisogno di fare qualche passo indietro, chiarirsi le idee e ritornare con dei nuovi obiettivi o comunque cercando un nuovo terreno, no? Per mediare.
Sarà importante nel mese di giugno come vi ponete con gli altri. Con un due di coppe l'incontro con l'altro è fondamentale nel mese di giugno. Mi viene da dirvi anche di non essere rigidi con gli altri, no? Se ci sono delle discussioni, cercate di non prendere posizioni rigide. Non tutto deve essere necessariamente nero o bianco, no? A volte si possono trovare delle sfumature o degli accordi, appunto, dei terreni comuni. Andiamo adesso a vedere un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Vediamo cosa avete bisogno di sapere per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Allora, lavoro, regina di spade. Regina di spade è la protagonista di giugno, un po' per tutti. Gli amanti e un 4 di bastoni. E qui abbiamo un 3 di coppe. Questa carta mi fa troppo ridere. Un re di denari e un paggio di denari. Allora, guardando queste carte, mi viene intanto da darvi proprio un messaggio intuitivamente. Con questa regina di spade, gli amanti, un 3 di coppe sotto, mi viene da dirvi: scegliete bene, se potete, chiaramente, i vostri colleghi e le persone con cui lavorate. È come se vi doveste circondare sul lavoro dalle persone giuste, quindi dovete essere più selettivi nella scelta dei colleghi o nella scelta delle persone con cui portare avanti i vostri progetti. Gli amanti, se scegliete bene, potrebbe essere anche un discorso sui clienti eventualmente. Se scegliete bene con chi lavorare, 4 di bastoni, a fine mese vi sentirete in equilibrio e soddisfatti lavorativamente. Ma anche se lavoraste da soli, anche se foste indipendenti, è come se doveste farvi consigliare meglio, è come se doveste scegliere meglio in generale le persone con cui lavorate, anche i clienti. Come se doveste dire di no alle persone che vi creano problemi, a persone che continuamente vi creano problemi o in qualche modo respingono le vostre proposte continuamente. Essere selettivi lavorativamente vi può aiutare nel mese di giugno. Per quanto riguarda le finanze, con un re di denari così centrale vi sento in controllo. Paggio di denari, ci potrebbe essere a fine mese un aumento o un'entrata inaspettata, quindi un qualcosa in più che arriva economicamente a fine mese, nella seconda metà del mese di giugno. Proprio la sensazione con questo 3 di coppe è che a inizio mese, o perlomeno nella prima metà del mese di giugno, alcuni di voi si godranno le entrate, si godranno le loro finanze. Vedo un po', come dire, di leggerezza a livello di spese, ma la vedo una cosa positiva, è come se vi poteste godere quello che avete. Allora, andiamo a vedere l'amore. Prima di tutto daremo un messaggio per i single. Single è uscito a mago, questo ce lo teniamo perché la carta è saltata fuori mentre dicevo single. Allora, mi piace questo mago, vuol dire che potete manifestare quello che volete. L'imperatore, oggi le carte per voi escono così. Altre le scegliamo. Siete in controllo nel mese di giugno. E la luna. E qui abbiamo un 6 di denari. Siete decisamente in controllo nel mese. Volevo tirare un'altra carta. Paggio di coppe. Questo è più che altro veramente una lettura dell'energia. Le carte qui ci dicono che c'è il potenziale per manifestare qualsiasi cosa nel mese di giugno, quindi se siete single e volete una relazione, c'è la possibilità di manifestare una relazione. Se volete incontrare qualcuno, c'è il potenziale per incontrare qualcuno.
L'equipaggio di coppe sotto la luna c'è il potenziale per innamorarsi. 6 di denari vi ritorna indietro quello che desiderate. Ricordiamoci della carta Master Manifestor, potete manifestare la vostra realtà. Il tutto dipende dalle vostre decisioni, dalle decisioni che prenderete nel mese di giugno. Siete voi a essere in controllo della vostra vita affettiva? Quindi, se per esempio desiderate incontrare qualcuno, vi muovete, soprattutto nella prima metà del mese, visto che abbiamo un mago così all'inizio, vi muovete per manifestare quel desiderio, potete incontrare qualcuno. Magari desiderate incontrare qualcuno, uscite più spesso. O create comunque delle situazioni sociali per poter incontrare nuove persone. Magari uscite dalla vostra zona di comfort. Quindi c'è qui la possibilità veramente di realizzare un sogno nel mese di giugno. Quindi mi raccomando, agite, agite in base ai vostri desideri. L'imperatore ci dice che potete appunto creare la giusta struttura per manifestare quello che volete. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova già in una relazione. Allora, per voi abbiamo, ops, un 7 di spade, un 9 di coppe e un 2 di bastoni. Qui sotto abbiamo l'8 di bastoni. Questa carta ho la sensazione che la dobbiamo tenere. Dunque, vi vedo un po' in conflitto con l'altra persona perché è come se l'altra persona, 7 di spade, carta dei sotterfugi, carta degli inganni, qui si vede questo personaggio con la testa da uccello che scappa via portando via una gabbietta. Come se l'altra persona cercasse nel mese di giugno di sottrarvi un qualcosa. Magari, visto che voi siete nell'energia del 2 di bastoni, voi avete voglia di fare delle cose, l'altra persona magari resiste. Magari voi fate delle proposte, avete bisogno di spostarvi, di fare nuove esperienze, magari di fare anche dei viaggi o dei piccoli spostamenti, e l'altra persona la sento un po' come un boicottatore, una boicottatrice. È come se 7 di spade e 9 di coppe portasse via i vostri sogni, o perlomeno cercasse di portare via i vostri sogni. 10 bastoni sarà un po' faticoso per voi, ma è come se dovesse un po' puntare i piedi. Volete fare un qualcosa? Se l'altra persona vi ostacola o non vuole fare quel qualcosa, difendete la vostra libertà. Fate quel qualcosa lo stesso, magari volete fare un weekend fuori o volete partecipare a un qualcosa, l'altra persona non vuole venire, fa un po' il guastafeste, non ha importanza. Anche se in modo faticoso cercate di difendere 9 di coppe, i vostri sogni, i vostri desideri. La vedo comunque come una cosa passeggera. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova in una situazione ambigua o clandestina. Allora, per chi si trova in una situazione non chiara, abbiamo un paggio di denari, un'imperatrice, un 5 di coppe, un 3 di coppe, aia, aia. Qui c'è un'interferenza esterna, in molti casi c'è un'altra persona con un 3 di coppe. Vi do anche un consiglio. Quando vedo i triangoli mi affliggo. Allora, messaggio chiaro, chiarissimo. Qui c'è 3 di coppe, un'altra persona o un'interferenza esterna. Un qualcosa che interferisce l'imperatrice sull'abbondanza di questo rapporto.
L'energia dell'altra persona è un po' infantile, l'energia vostra con un 5 di coppe è delusa, è dispiaciuta, un po' luttuosa. Ora, consiglio, due di spade, questo consiglio per voi chiaramente, due di spade e asso di bastoni. Non c'è nulla su cui fare chiarezza se c'è una terza persona. O se ci sono delle interferenze esterne così forti. Se l'altra persona non è disponibile, se il comportamento dell'altra persona è immaturo, non è responsabile, non è affidabile, non c'è molto su cui riflettere. Questo è un po' il consiglio. Non c'è un motivo per cui essere incerti. Asso di bastoni. C'è la necessità di accogliere altro. C'è la necessità di non far spegnere la propria scintilla interiore. Ricordiamoci qui la carta delle decisioni. Sta a voi decidere. Non è l'altro che deve decidere. Specialmente se la terza persona, specialmente se c'è una terza persona e la terza persona ha a che fare con l'altra persona, non con voi, non c'è nulla su cui riflettere, cioè la situazione è piuttosto chiara. A volte pensiamo che le cose non siano chiare, ma in realtà sono chiarissime. Se una persona mantiene un'altra persona in sospeso, forse non è disponibile, forse non è in grado di impegnarsi. No, forse direi non è disponibile, non è in grado di impegnarsi. Asso di bastoni sta a voi accogliere altro, no? Sta a voi creare dell'altro. Cinque di coppe, non rimanete in un'energia dispiaciuta, addolorata. Decisioni, prendete una decisione, manifestate dell'altro. Nurture yourself, prendetevi cura di voi stessi. E direi che questo è tutto, buon proseguimento, io vi auguro tutto il meglio e buon mese di giugno.